Dopo una stagione trionfale è arrivata anche la classica ciliegina sulla torta con la finale di Supercoppa che ha sorriso al Pescara Primavera dei Miracoli che ha superato in una finale entusiasmante all'Adriatico il Verona per 3-2. Biancazzurri sotto per 2-0 dopo 24 minuti per le reti ospiti di Bragantini e Coppola, poi la rimonta abruzzese avviata da Belloni, proseguita da Blanuta e conclusa da Chiarella nel recupero del primo tempo, poi la ripresa con un po' di sofferenza e l'esplosione di gioia al 96esimo. Il successo ottenuto con gli Scaligeri va a coronare un'annata straordinaria che ha visto i giovani di Pierluigi Iervese vincere il campionato di Primavera 2 al termine di un torneo dominato a suon di record dalla prima all'ultima giornata. A Sorrentino e compagni vanno solo applausi per aver acquisito così il diritto, grazie ad una deroga che sarà ufficiale nelle prossime ore, di partecipare alla competizione maggiore di Primavera 1 nonostante la dolorosa retrocessione della prima squadra in Serie C. Delusione attenuata dal trionfo dei baby biancazzurri. Pescara e Verona questo pomeriggio hanno dato vita ad una gara divertente giocata su un manto erboso però in cattive condizioni. Tanti gli addetti ai lavori in tribuna, fra cui Giovanni Galeone ed il neotecnico del Verona, il pescarese Eusebio Di Francesco. Ascoltiamo il tecnico della formazione biancazzurra Pierluigi Iervese ed il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Ma bellissimo, veramente siamo riusciti ad ottenere due risultati importantissimi e noi siamo contenti perché oggi devo dire che abbiamo giocato contro una grande squadra, squadra forte, ma lo sapevamo, e i miei ragazzi sono andati oltre, perché avevamo anche dei problemi fisici, alcuni ragazzi hanno giocato con problemi muscolari. Devo dire, li voglio ringraziare perché veramente hanno, per l'ennesima volta, hanno dimostrato un attaccamento alla maglia, un attaccamento alla città, e sono contento perché se non ci metti passione, non vai oltre l'ostacolo, è difficile ottenere questi risultati. È una bella soddisfazione soprattutto per i ragazzi, per il mister, per lo staff, perché hanno fatto insieme al Verona, credo che siano state le due squadre che hanno fatto il campionato più bello, hanno, diciamo, ammazzato i rispettivi campionati, e questo è il coronamento di una stagione meravigliosa del nostro settore giovanile. Per quanto riguarda la prima squadra, allenatore e direttore sportivo, ci sono novità, e poi se ne è parlato nelle ultime ore, questi nomi nuovi che sono usciti, di Martone e di Guidi, direttore sportivo e allenatore della Casertana. Però vedi, io purtroppo il fatto che non abbia parlato per un periodo ha portato tutti quanti voi, che giustamente fate il vostro mestiere, a mettere un nome, anche due, ogni giorno sulle pagine dei giornali. Chi sarà l'allenatore? Sarà il direttore, lo sappiamo noi, e prossimamente lo saprete anche voi. Quando? Appena sarà possibile lo saprete anche voi. Ma sicuramente la società non sta ferma, non sta con le mani in mano, sta lavorando per risolvere i problemi che abbiamo all'interno, se si possono chiamare problemi, perché comunque sono contratti pesanti per la categoria, però credo che i ragazzi, alcuni di questi hanno già dato le loro disponibilità, e poi se qualcuno trova di meglio, noi non leghiamo nessuno, però noi dobbiamo ripartire cercando di ricreare una squadra che possa portare entusiasmo, perché io quando vedo questi ragazzi che in campo danno veramente l'anima, quando vedo questo modo di giocare, questo è quello che mi piacerebbe che i giocatori tutti mettessero in campo durante una partita anche della prima squadra. Questo è mancato negli ultimi due anni.